Finalmente ve lo possiamo annunciare, benvenuti nel vero Illogical Garden. Ta-da! Non siamo qui da sole, ma ci sono delle mascotte che ora abbiamo deciso di presentarvi come si deve. Un video fatto apposta per loro. Vi presentiamo i nostri Rattini! Non fare pipì sui fiorellini. Per primi vi presentiamo i nostri uomini. I due uomini. I nostri maschietti. Abbiamo il nostro ratto, che noi chiamiamo il ratto da chilo perché secondo noi ci arriverà. Lui è Gas Gas. La caratteristica principale di Gas Gas è che è enorme. Le orecchie dei ratti, quando sono spostate verso il basso e sono un po' a sventola, si chiamano Dumbo e lui le ha. Non so se si vede. Si vede. Sicuramente ha una coda molto potente con la quale può portare via qualsiasi cosa. Vieni, pupino, vieni. E poi abbiamo il nostro mignolino. Lui ha le orecchiette normali, ma ha una particolarità anche lui. Lui ha questa virgolettina in fondo alla coda perché la coda è rimasta così dalla nascita. Alleghiamo foto della crescita dei nostri rattini. Dal ben lontano 25 aprile ad oggi. Vediamo un po' a farvi vedere. Fate un po' di tour sul tavolo. Differenze tra i maschi e le femmine. I maschi sono molto più tranquilli, molto più patatoni, sono molto coccoloni. I maschi fanno tanta pipì dappertutto. Mignolo è diventato parte del nostro centro tavola. Invece Gas Gas è molto coccolone. Perché abbiamo scelto di avere dei ratti come mascotte del nostro giardino? Perché ce li siamo ritrovati! Esatto, non abbiamo assolutamente scelto di avere dei ratti come mascotte del giardino, ma ne siamo molto contenti. Assolutamente sì. Io non ho mai avuto ratti. Io nemmeno. Io ero convinta che topi e ratti fossero la stessa, diciamo, lo stesso animale, in realtà è sbagliatissimo. I ratti in questione sono molto molto socievoli, sono domestici totalmente. Loro sono nati da genitori non domestici. Diciamo che sono arrivati un po' per sbaglio. Dove sono nati non erano esattamente attesi loro e quindi non se ne sarebbero presi cura properly. Per cui abbiamo deciso di adottarne qualcuno, giusto qualcuno. Due o tre. Io ho avuto cavie, conigli. Criceti. Criceti. La Jessica è allergica ai miei conigli. A tutto, peraltro. Si può dire allergica alla Jessica. Infatti temeva di essere allergica anche ai topi, ma incrociando le dita e fino adesso parrebbe di no. Viri, 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 viri. Non, no, 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 no. Si chiamano Mignolo e Gas Gas. Allora, Gas Gas perché ci ricorda assolutamente il topino di Cenerentola. Quello molto... per la sua evidente forma fisica. Esatto. Un po' cicciona. Quindi ce lo immaginiamo sempre mentre mette la maglietta. E Mignolo perché ci piaceva Mignolo col prof, ma mancava il terzo maschio, quindi ci siamo accontentati di Mignolo perché era possiamo dirlo, era. Molto piccino in confronto a Gas Gas, perché il signorino è cresciuto tutto di un botto. E ora ha raggiunto anche lui la sua bella stazzina. Ma questo vuol dire che stanno... benissimo. Esatto. Li abbiamo portati qui nel giardino già un paio di mesi fa. Per un periodo sono stati a casa mia e poi li abbiamo portati qui nel giardino, dove ovviamente vengono accuditi tutti i giorni. Normalmente il ratto viene considerato schifoso, sporco, brutto. Brutto, che porta malattie. Può essere vero se si tratta di ratti di fogna, ratti comunque selvatici. Non sono un veterinario, non ho le competenze per discutere sulle malattie portate dai ratti esterni. Loro ovviamente sono nati in una condizione domestica, sterile, pulita, sono seguiti da un veterinario che ci ha dato dei consigli su come gestirli e tenerli. Si è fatto spazio, ha spostato il mio gomito. Sono nutriti a dovere, sono seguiti. Direi che si vede. Sono animali molto dolci, molto affettuosi e che assolutamente non vanno mai tenuti da soli. Un ratto ha bisogno della compagnia di almeno un altro ratto, diciamo che più sono e più sono contenti. Capiamo anche che sia difficile tenerne tanti, ma da uno a due vi assicuro che a livello di gestione non cambia nulla. La pulizia della gabbia sarebbe lo stesso per un solo ratto, quindi non c'è assolutamente differenza a livello di cibo. Cioè, quanto vogliamo spendere in più per due ratti al posto di uno? Ovviamente, quando si sceglie di prendere un animale, di adottare un animale, qualsiasi animale,
bisogna avere la consapevolezza che ci sono delle spese, spese veterinarie, il cibo costa, la gabbia, la pulizia della gabbia, quindi la lettiera e tutti i suoi accessori costano. Chiaramente non è paragonabile alla spesa per un cane. Poi comunque ci vuole l'impegno, la costanza nel curarlo, nel stargli dietro, perché per quanto non dia l'impegno di un cane o di un gatto, c'è da stargli dietro. Vanno tenuti puliti anche perché sono roditori, altrimenti puzzano. Esatto. Quindi, ma non sono loro che puzzano, è la pipì principalmente che puzza. Chiaramente la gabbia va mantenuta pulita. La spesa di cui parliamo è praticamente identica per un ratto o per due ratti, quindi mi raccomando, mai, mai, mai un ratto solo. Quando abbiamo saputo di dover adottare questi rattini, abbiamo seguito principalmente i consigli di un sito che è Rat Rescue, che si occupa anche di adozioni tutti i giorni, si può dire. Ci sono rattini che cercano casa, il veterinario è il miglior consiglio, comunque lo ricordiamo sempre. Certo, assolutamente. Noi li abbiamo portati immediatamente appena li abbiamo portati a casa, giusto per capire anche come gestirli, come dargli da mangiare, esatto, e tutte queste cose. Adesso vi presentiamo anche le sorelline, ma non posso veramente pentirmi di aver scelto di prenderli. Anche Gas conferma, vuole il microfono per avere la parola. Non puoi entrare, adesso mi farà un sacco di salletico. Potete già vedere la differenza tra maschi e femmine. Credo che non sia necessario che noi spieghiamo il fatto che le femmine siano molto più attive, molto più curiose, sono delle gine. Non si fanno problemi con il contatto fisico, mentre i maschietti avete visto che sono più coccoloni, appunto. A loro piace tantissimo stare addosso, non si fanno assolutamente il minimo scrupolo a camminare sulle nostre spalle, nei nostri capelli, a farti solletico dentro la maglia. E la signorina sta mangiando i fiorellini. Quanta topolandia avevo qua? Tutti qua. Dov'è la quarta? Ormai è diventato un topo rosso. No. Secondo me lo togliamo questo coso, perché ce l'hanno appena fatto per il giardino e credo che sia già destinato a disfarsi con questi topastri. Toccano tutto, sono delle... Qua da noi si dice che sono delle benule. Esatto, o delle gine. Questa qua ce l'ho già dentro nella maglia, solo che mi fa un sacco di solletico e quindi la tireremo giù se ci riusciamo. Le femmine sono molto più divertenti, secondo me, da vedere. Facciamo che iniziamo a presentarle. La signorina che voleva diventare un tutt'uno con la mia maglia è Freya. Un nome norreno. Ovviamente il mio sogno sarebbe di chiamare un rapace Freya, cioè Freya secondo me è un nome da rapace e mi faceva molto ridere, dato che sappiamo tutti che i rapaci si nutrono anche di ratti, chiamare un ratto Freya. La si riconosce, oltre dal fatto che è sempre dentro per le maglie, dal codino con un angolino. Quando erano piccoline, e vi alleghiamo tutte le fotine, erano color nocciola, cappuccino, molto bello. E poi sono diventate tutte, quasi tutte bianche, completamente crescendo. Questa signorina che io ho qui ha le orecchie come suo fratello Gas Gas, quindi le orecchie Dumbo. Per chi è fan della saga di queste oscure materie è palese, esatto, il nome, perché Pan è il Daimon della protagonista. È piuttosto tranquilla rispetto alle sue sorelle, è piuttosto pasciuta. È piuttosto tontolina, sì, rispetto abbastanza, alle sue sorelle. Quando si tratta di arrampicarsi o cose del genere, lei è abbastanza... Ma anche quando si tratta del forza bambine andiamo a casa, tutte e tre entrano in gabbia e lei vaga sopra la gabbia alla ricerca del non si sa cosa. Come terza topastra vi presentiamo Salem. Lei è la topina più tenera che ci sia, ma è anche molto molto diffidente rispetto alle sue sorelline. Adesso un po' meno, ma all'inizio stava sempre per i fatti suoi, infatti a me piangeva il cuore il fatto che tutte e tre le vedevi ammucchiate e lei la vedevi isolata. Infatti temevamo anche che fosse stata isolata appositamente dalle sue sorelle. Poi in realtà era semplicemente che lei ti faceva i fatti suoi. Sì, e soprattutto odia che le altre li vadano sopra. Esatto. E siccome hanno la tendenza ad ammucchiarsi tantissimo, lei cerca sempre di mettersi vicina ma in disparte. E lei era l'unica che quando erano piccine era totalmente, totalmente bianca. E da qua arriva il nome Salem. Per chi conosce le avventure di Sabrina, aveva un gatto totalmente nero che si chiamava Salem. Noi abbiamo deciso
visto che è un topo totalmente bianco, di chiamarlo Salem. Non fa una piega, no? Dulcis in fondo, dove dulcis è proprio inteso il termine così, giusto. Abbiamo la nostra cupcake, che non si chiama cupcake a caso, ma lei è dolcissima, lei è proprio un amore, è solo lei e bacini e coccole, lei sta tantissimo addosso ma in maniera molto tenera e cerca proprio contatto, affetto. Fin da piccolina è sempre stata molto socievole, molto ben disposta verso le nostre mani all'interno della gabbia. Quando loro erano molto piccole nascevano da una mamma comunque non domestica, quindi l'intento era di continuare a toccarli, dare confidenza con le persone per poterli tenere come ratti domestici. E direi che ce l'abbiamo, ne ho una nella maglia, direi che ce l'abbiamo fatta, e Cupcake è sempre stata la prima a lasciarsi fare di tutto. Scusa se invado la tua parte di tavolo, ma ho un topo nella maglia. Al momento quindi abbiamo 4 femmine e 2 maschi. Sono molto prolifici, e dato che va bene il fatto di averne più di uno, è bello che facciano colonia, ma vorremmo evitare di avere Topolandia, il giardino Eccola. Infestato dai topi, abbiamo deciso di separarli. Abbiamo chiesto al veterinario una sua opinione e ci ha consigliato di castrare i 2 maschi perché tendono a diventare troppo ormonali, quindi può succedere anche che inizino a picchiarsi tra di loro per il dominio sulle femmine, e soprattutto sarebbe alquanto stupido tenere un'intera gabbia con topi maschi e femmine interi. Per cui, su suo consiglio, abbiamo deciso che più avanti, alla fine dell'estate, faremo castrare i maschi. Vedete alle mie spalle questa enorme gabbia e dovreste averla già vista nel video sulla creazione del giardino. Vi lasciamo comunque una scheda se ve la siete persa. È una Suite Royal 95 della Savic, acquistata da Zooplus, il nostro sito di fiducia. Ma la gabbia è l'ideale per tutti e 6. Esatto. Al momento abbiamo deciso, su consiglio appunto del veterinario, di tenere le femmine solo nella parte superiore. La gabbia si può dividere comodamente in 2 parti. I maschi, una volta castrati, verranno inseriti nella parte inferiore, dove potranno prendere possesso del territorio neutro. Una volta completamente acclimatati, potremmo aprirla, provare quantomeno ad unire le 2 gabbie e vedere cosa succede, ma questo succederà più avanti. Ci teniamo a ricordare che uno dei principi fondamentali di Logical Garden è che è un animale per sempre, quindi se decidete di prendere un rattino, un cagnolino, un gattino, quello che... una scimmia, un pappagallo, qualunque cosa, un'aquila, un'ilaria, ricordatevi però che poi è per sempre. E poi ricordatevi che se prendete un'ilaria che è per sempre, potete comunque abbandonare l'autostrada, quello non è reato, perché il reato è sugli animali ma sull'ilaria no. Comunque anche l'ilaria ci tiene a precisare che è meglio abbandonare un'ilaria che qualsiasi animale. Assolutamente. Cioè sì. Anche io, se avessi un'ilaria, abbandonerei un'ilaria e mai un animale. Nonostante siano, chiamiamoli animali, piccoli animali, anche loro ci vogliono bene, anche loro hanno voglia di mangiare un microfono, anche loro hanno un'affezione verso di noi, come potete vedere. Ed ecco perché è bene, prima di prendere un animale, di informarsi su siti internet, veterinari, diciamo che anche Google per le prime informazioni può andar bene. Ovvio che se poi volete entrare più nello specifico, il veterinario è sempre la cosa migliore. Nel 2020 ci sono tantissimi posti dove trovare informazioni, quindi prima di adottare un animale informatevi e soprattutto capite che ogni animale ha delle esigenze diverse e che vanno rispettate. Ogni animale ha delle esigenze che possono adattarsi meglio o peggio a noi, quindi dobbiamo agire di conseguenza. Noi speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto, finalmente siamo riuscite a girare nel nostro vero Illogical Garden. Finalmente siamo riuscite a presentarvi le nostre mascotte come si deve. Speriamo di aver convinto anche quelle persone che hanno sempre detto che schifo i ratti, che schifo i topi, che non è così, che anche loro sanno dare tanto e che noi possiamo dare tanto a loro. Se il video vi è piaciuto, lasciateci un mi piace, condividete anche voi per far capire che questi meravigliosi rattini non sono bestie del demonio, brutte, cattive, ma sono degli animaletti tanto teneri come possono essere cani e gatti e quant'altro, e lasciateci un commentino
se anche voi avete dei rattini, se avete qualche consiglio, perché noi siamo sempre propense a riceverne. Assolutamente sì. Un saluto speciale a tutto il giardino, da noi e dalle nostre rattine e dai nostri rattini che al momento sono nella loro gabbietta. Dal nostro meraviglioso e nuovo giardino è tutto e al prossimo video. Ciao! Ciao! Si acclimatiranno, non si dice? Acclimatizzeranno? Mm. Non voglio il climatizzatore. Dove si accaseranno? Abitueranno alla nuova casa. Dove renderanno nel loro territorio? È un'antenna in realtà. Sì, vieni, Freya. Va bene. Dicevo, scusate, non ce la faccio. Un microfono. Saluta un po' con me. Ciao. Un saluto. Che schifo. Ha pisciato ovunque. Non è neanche venuta. Com'era? Armoniacosa.